Siamo lodati Gesù e Maria. La quarta domenica di Pasqua, fratelli e sorelle carissimi, è denominata anche Domenica del Buon Pastore. È la domenica in cui, credo anche domani, sono quasi sicuro, in Vaticano dal Papa vengono ordinati i nuovi sacerdoti, perché appunto riflettendo sul tema di Cristo Buon Pastore si dà anche un modello. Sapete, i pastori devono uniformarsi al pastore con la P maiuscola, che è Gesù, e vedremo in questa piccola omelia che il modello incarnato da un buon pastore deve essere incarnato anche nella vita di ciascun fedele, e lo vedremo anche in stati di vita diversi da quello che poi un sacerdote assume facendo appunto parte dell'ordine sacerdotale, dell'ordine clericale attraverso il sacramento dell'ordine. Allora Gesù ha concepito la sua missione identificandosi con la figura del pastore. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è proprio focalizzare cosa fa un pastore e come vive un pastore. Il buon pastore, dice subito Gesù, dà la propria vita per le pecore. Sapete che chi fa quel lavoro è, come dire, vincolato alle pecore, non può lasciarle sole, c'ha intorno i cani da pastore, perché hanno bisogno di una cura profonda e personale. Il termine di riferimento è dare la vita, dare la propria vita. Gesù la vita l'ha data non per scherzo, l'ha data sul serio, veramente, non soltanto nella sua passione, nella sua morte, ma in tutto quello che ha fatto nella sua esistenza. Ora, io questa immagine, poi questa sera farò la preghiera eucaristica, la numero 2, che era più adatta a questa liturgia, che era più breve, ma che contiene un'espressione, ecco, che vi invito profondamente a meditare, e che è una caratteristica dell'essere buon pastore di Gesù, dell'essere a modo nostro, ciascuno in modo proprio, anche suoi imitatori. Egli offrendosi liberamente alla sua passione. Bisogna mettere tre sottolineature dietro quel liberamente, no? Che cosa dice Gesù? Per questo il Padre mi ama, io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo, subito, no? Passione, morte, risurrezione. Attenzione, nessuno me la toglie. Io la offro da me stesso, nessuno me la toglie, perché ho il potere di darla e il potere di rimetterla di nuovo, e questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Cosa significa dare la vita? Dare la vita è in realtà la traduzione esatta di un verbo che si usa molto spesso e molto spesso a sproposito. Qual è il suo verbo? Amare. Amare vuol dire dare la vita, vuol dire dare tutto se stessi. È chiaro che Gesù buon pastore è modello anzitutto di noi pastori, che in qualche modo, voi capite, quando vedete il parroco, quando vedete il vescovo, quando vedete il Papa, che sono, diciamo, le tre figure istituzionali di riferimento, voi dovreste dire: ecco una buona immagine del buon pastore. Se voi non vedeste, credo che purtroppo così non è, mi dispiace molto, in me l'immagine del buon pastore, molto dovrei piangere, tanto, perché se non dai l'immagine del buon pastore sei un fallito come prete, capite? Che non puoi dare nessun'altra immagine che questa, cioè di una persona che si spende dando la vita per il proprio gregge. Dare la vita, che significa per un sacerdote? Per un sacerdote dare la vita significa questo: pregare anzitutto molto per i propri fedeli. Significa non risparmiarsi nell'amministrazione dei sacramenti, in tutto ciò che attiene al ministero sacerdotale, i sacramenti, i sacramentali, la predicazione e la cura pastorale personale, o andando verso le persone o accogliendo le persone che ti chiedono un aiuto, un conforto.
rapporto, un dialogo, una confessione. Questo farlo, ecco, nella dimensione di un... Voi sapete che i sacerdoti non hanno un orario, cioè nelle parrocchie c'è l'ufficio parrocchiale, ma attenzione, l'ufficio parrocchiale serve per i dubbi e per le cose meno importanti che sono le pratiche burocratiche, ma un sacerdote non ha un orario di ufficio. Io spero di avervelo già detto, ma lo ripeto, ci sono due cose per cui un sacerdote può essere, tra virgolette, disturbato, ma non è un disturbo, sempre, a qualunque ora del giorno e della notte. Chi di voi sa rispondere a questa domanda? La confessione e l'olio santo o i sacramenti dati a un moribondo. Se voi mi chiamate a casa 07 73 30 019, lo dico, alle 2 di notte mi dico: Leonardo, c'è mio marito che sta morendo, c'è mio padre che sta morendo, vieni, io mi vesto e vengo. Guai a un prete che non facesse una cosa di questo genere, capite? Non è chiuso l'ufficio per voi, capite? Così come per ogni altra legittima e illecita, se muore una persona alle 10 di sera e mi chiamo e viene a benedire la salma, alle 10 di sera viene a benedire la salma e a dire il rosario sulla salma di un defunto, non c'è problema, capite? Quindi voi sapete che il segno anche di questa cosa è che il sacerdote, questo è un segno, non è, non significa, però vive nella casa canonica di certa la Chiesa, cioè perché le persone devono sapere che lui lì c'è, sempre, d'accordo? Certo, se sta fuori per qualche buona motivazione non ci sta, ma il fatto che ci viva vuol dire che le persone devono, capite, sono tutti quanti segni. Avete visto che i vescovi portano al dito, dall'anulare della mano destra, l'anello. Perché? Perché loro sono, tra virgolette, sposati alla Chiesa e sono al servizio della Chiesa H24, così come il Papa. Ecco, allora, questo però non vale soltanto per un prete. Proviamo adesso a decodificare le persone sposate, marito e moglie, stessa identica cosa. Cosa vuol dire per un marito amare la moglie? Vuol dire dare la vita per la moglie. Attenzione, non farlo per forza. Le cose fatte per forza a Dio non gli piacciono. Cosa dice Gesù? Io la offro da me stesso. Voi sapete che c'è addirittura un passo bellissimo, questa è una rivelazione privata, ma mi piace tanto raccontarla. Gesù ha rivelato ad un'anima che prima di andare a morire, lo sapete cosa ha fatto? Questa è una delle cose più belle che abbia mai sentito in vita mia, che ci fa anche capire chi è Dio e quanto vuole che noi le cose le facciamo liberamente. Sapete che ha fatto Gesù prima di andare a morire? È andato dalla Madonna. La Madonna era la madre di Gesù. Voi sapete che la Madonna era vedova, perché San Giuseppe era già morto. Sapete cosa gli ha chiesto la Madonna? Ha detto: senti un po', tu lo sapevi bene, io adesso devo andare a morire per gli uomini. Tu sei d'accordo? Mi dai permesso? E se la Madonna gli avesse detto di no? Ha chiesto permesso? Perché la Madonna era la madre di Gesù. E Gesù è andato con consenso della Madonna. Pensiamo a un altro episodio sempre mariano, l'Annunciazione. Cosa è successo? L'arcangelo Gabriele andò dalla Madonna e disse: guarda che tu sei stata scelta per essere la madre di Dio. Ma dice: veramente? Ma io però non conosco l'uomo. In questa frase c'era l'allusione al fatto che la Madonna fu la prima creatura che offrì a Dio la virginità, voleva dargli la vita al Signore in questo modo, no? Quindi dice: forse ho capito male, forse devo rinunciare a dire. No, no, hai capito bene. Se vuoi, lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà. Ma poi l'angelo gli ha detto: che ne dici? Cosa ha risposto la Madonna? Sì, ecce la donna, fidati di chi se non c'è, che sto permesso, ha voluto il consenso. Capite? Ma anche voi, chi si è sposato? Qual è la prima domanda che fa il sacerdote agli sposi? Vediamo se state attenti al primo giorno del vostro matrimonio. La prima domanda è: siete venuti qui liberamente, senza alcuna costrizione? Perché voi sapete che se non c'è la libertà, oggi si parla di matrimonio, è valido e nullo. Matrimonio è nullo. Quando io ho fatto l'iter per diventare un sacerdote, no?
Ogni volta che ti danno un ministero, una mano lì, dice, Leonardo Pompei, tu ti alzi, eccomi. Dice, ma tu vuoi assumere l'ordine del diaconato? Vuoi assumere l'ordine del presbiterato? E tu rispondi, sì, lo voglio. Ti ha obbligato nessuno? Ti ha costretto nessuno? No. È una scelta di vita. E io ho ponderato, mi sono messo in preghiera, penso che il Signore mi abbia chiamato, ho sottoposto alla Chiesa il discernimento di questo, perché non si diventa parli da solo. Parli di parlare col vescovo, di andare al seminario, di stare sottoposto, agli studi superiori, che c'è tutto, dico lì, va bene, questo c'è la vocazione. Se è d'accordo, può essere ordinato presto. Chi deve essere d'accordo? È chiaro che poi il mio sacerdozio è il vostro matrimonio, io ogni giorno, tu libera quello che ho messo di fare liberamente. Un matrimonio riesce quando liberamente, con gioia, ogni giorno si dà la vita l'uno per l'altro, non si succhia la vita dal prossimo, che a Roma si dice gli levi la pelle, non è che tu pretendi ed esigi di essere portato in palmo di mano, stai sempre a chiedere, a chiedere, a chiedere, a pretendere, così i matrimoni finiscono. Questa è la negazione del matrimonio, dell'amore. Tu dai, dici, ma questo non apprezza niente, non fa niente, non fa niente. Quando tu dai, se uno si è offerto e ha dato liberamente, ma quanta gente gli dice grazie a Gesù per quello che ha fatto? Voi pensate che tutti gli dicano grazie? Questa è la cosa più sconcertante, ma l'ultimo non importa proprio niente, capite? Anzi, lo disprezza tutto quello che ha fatto per lui, ma lui ha fatto lo stesso. Allora, capite che il modello del buon pastore è un modello, come dire, universale. Buon pastore, dare la vita liberamente, quindi una cosa che tu, cioè, capite, ecco perché è sempre importantissimo, i papi ci raccomandano in continuazione, noi dobbiamo sempre avere dinanzi agli occhi il modello di Gesù. Se uno non vuole mai sbagliare, mai, in qualunque situazione, al posto mio Gesù che farebbe? Al posto mio la Madonna che farebbe tanto la stessa cosa, perché Gesù e la Madonna sono due figure, come dire, la Madonna è la fotocopia al femminile di Gesù, quindi sono interscambiabili. Cosa farebbe Gesù al posto mio? Come risponderebbe a questa cosa? Se uno fa così non si sbaglia mai. Avendo presente queste semplicissime parole, io do la mia vita, e guardate che Gesù la dà anche per te, noi dobbiamo sempre pensare, non dimenticarlo mai, non pensiamo che Gesù ha dato una vita generica, cioè Gesù era Dio. Sapete cosa significa essere Dio? Significa che nella sua mente divina, questa è una cosa grossa per noi, ma erano presenti tutti gli uomini di tutti i tempi, uno per uno, d'accordo? Voi dovete sapere che all'orto del Getsemani, quando stavo crocifisso, Gesù vi ha visti a voi. Non è uno scherzo così. E ha dato la vita per te, ed è morto in croce anche per te personalmente, per i peccati tuoi personali. E ha fatto questo sapendo che per molti uomini questo sarebbe stato inutile, perché non l'avrebbero né riconosciuto, né ci avrebbero creduto, né l'avrebbero accolto, né l'avrebbero ringraziato, e lo avrebbero ricambiato. E lo ha fatto lo stesso. Allora, capito? Dice, ma io ho provato a far bravo, ma tanto più ne fai, non apprezza niente, non cambia niente, e chi se ne importa, continuiamo ad andare avanti esattamente con voi. Prima, se seguiamo l'esempio di Gesù, Gesù va avanti fermo in questa strada. Ecco cosa significa il buon pastore, uno che autenticamente noi seguiamo questo modello. È chiaro, questo è un modello altissimo, ma noi facciamo la Santa Comunione per quale motivo? Per quale motivo? Cioè, quando noi facciamo la comunione, noi riceviamo Gesù nella nostra anima, non un pezzo di pane o una particola, è Lui. E che ci viene a fare dentro la nostra anima? Ci viene a comunicarci la sua stessa vita. È una forma di vita altissima questa? Sì, è una forma di vita altissima. È molto impegnativa? Certo, è molto impegnativa. Gesù non si è accontentato di farla prima Lui e di darci l'esempio, ma viene dentro di noi per darcene la forza, capite? Però ecco perché non si può fare la comunione se uno non sta, per esempio, in pace con tutti, perché la Chiesa è la relazione della pace. Come fai tu
a dire a Gesù: dammi la forza di vivere come te, se nel tuo cuore è già deciso che con quella persona non ci parli più. Ma Gesù farebbe mai una cosa di questo genere, che è morto in croce per i peccatori? No, non c'è bisogno che Fred dice quando vai a confessarti: guarda che sono stato in pace con tutti, non ti può fare la comunione. Se tu ci pensi, ma ci arrivi da solo, no? Voi sapete che la messa non si può celebrare se sull'altare non c'è sta il crocifisso, non si può celebrare, perché ogni volta che noi celebriamo la messa si compie il mistero della croce. Come faccio io a andare a prendere Cristo se non sto in pace con tutti? Capito? Non si può. Ecco, bene. Fissiamo bene questo sguardo, ascoltiamo bene anche la preghiera eucaristica di questa sera, quando sentiremo dire: egli offrendosi liberamente alla sua passione, pensiamo intensamente e chiediamo al Signore la grazia di poterci dare questa grande e sovrana libertà, scegliere di poter mettere i nostri piedi sulle sue orme e di seguire l'esempio che ci ha dato. Dare la vita per i nostri fratelli, sempre, dovunque e comunque. Siamo lodati Gesù e Maria.